Se cerchi delle polpette croccantissime senza uova e senza carne, queste fanno per te. Prendo 180 g di riso basmati e vado a sciacquarlo. Dopo aver sciacquato il riso, lo metto nella pentola. Ora copro il riso con acqua, qui ho circa 400 g, e mi sposto di là ai fornelli. Ora faccio cuocere il riso per circa 10-12 minuti dal bollore. Quando comincia a bollire, abbasso la temperatura e copro con il coperchio e lo cuocio così finché il riso non assorbirà tutta l'acqua. Il nostro riso è pronto e quindi ora lo facciamo raffreddare completamente. Mentre il riso raffredda, prendiamo due cipollotti e andiamo a tagliarli finemente. Metto il cipollotto in una ciotola grande e poi faccio la stessa cosa con le olive. Prendo una manciata e le taglio a pezzettini. Diana, ma che cos'è che facciamo oggi? Oggi prepariamo delle polpette senza uova, senza carne, facilissime da fare e anche economiche. Aggiungo anche le olive. Ovviamente noi possiamo metterci le verdure che vogliamo, giusto? Assolutamente sì. Infatti io ora ci metto anche una carota. Prima la sbuccio. Col temperino gigante, come sempre. Guarda, è comodissimo questo temperino. Ma so, sbuccia benissimo. Ha una lama affilatissima. Guardate qua. E ora la grattugio sui fori più larghi. Il riso è pronto, l'abbiamo fatto raffreddare completamente e ora lo versiamo insieme agli altri ingredienti. A questo punto aggiungo due pizzichi di sale e le nostre spezie. Allora, qui ho del pepe nero, quindi comincio con questo, una bella spolverata. Poi aggiungo dell'aglio in polvere, del basilico secco. Voi potete mettere davvero quelle che volete, eh? Assolutamente sì. Non ne mettiamo tante perché ci piacciono un sacco. Aggiungo anche dell'origano secco e una spolverata di curry. Ora mescoliamo bene il tutto. A dire la verità, io mescolo con le mani perché mi trovo meglio. C'è un profumo di spezie buonissimo. A questo punto prendiamo dell'olio, ci oliamo le mani in questo modo e prendiamo del composto. Mi raccomando, dovete schiacciarlo bene con le mani, deve essere bello appiccicoso. Così creiamo la nostra prima polpetta. Eccola qua. Che bella. Ora la mettiamo su un piatto, le mettiamo tutte sul piatto. A questo punto prendiamo un pennello e dell'olio d'oliva e andiamo a spennellare le nostre polpette con dell'olio. Non ci posso credere che queste non hanno né carne, né uova e né farina. E stanno insieme e saranno buonissime. Praticamente abbiamo fatto delle polpette di soltanto riso. Esatto, e verdure. Ora prendiamo del pangrattato, io sto usando quello di riso, quindi senza glutine, e prendiamo le nostre polpette e le passiamo nel pangrattato. Chissà che buone. Dopodiché le mettiamo nel cestello della friggitrice ad aria. E ora cuociamo le polpette nella friggitrice ad aria a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Io parto con 15, poi se le vogliamo più colorate aumentiamo a 20. Le nostre polpette sono pronte, ma prima di andare ad assaggiarle lasciate un mi piace al video, condividetelo mi raccomando, supportateci e noi saremo sempre qui a fare queste bontà per voi. E ragazzi, vi ricordo che il 3 aprile saremo a Roma presso la libreria Borri Books a Roma Termini alle 18. Presenteremo il nostro nuovo libro Zero Glutine Zero Rinunce e faremo una bella chiacchierata anche con tutti voi, quindi mi raccomando venite. Se non avete ancora ordinato il libro vi lasciamo il link qui sotto oppure lo trovate in libreria. Andiamo a vedere le nostre polpette. 3, 2, 1. Eccole qua, che meraviglia. Senti che crosticina. Wow, queste devono essere veramente incredibili. Che buon profumo. Io non aspetto altro. Assaggio. Sembrano degli arancini piccolini. No, vabbè, queste sono qualcosa di incredibile. Buone. Sono le polpette più buone di sempre.